capire a chi ci sta, a chi sta sopra di noi, come vanno realmente le cose. Le cose non è vero che vanno come scrive la Solter, perché se andassero bene, dopo aver fatto questi due pozzi a 5 metri di distanza, io li avrei fatti a 10, perché se ho acqua giù, invece loro, questi ingegneri hanno detto 5, va bene. Però io vado là e non dovrei avere acqua, e invece vado là e c'è acqua. Allora ragazzi miei, qualcosa non quadra. Niente, dico io due parole, sono Giberto Rossi, consigliere comunale ad Ossona, che è il comune più a sud, e quindi sapete benissimo, la falda va da nord a sud, per noi sarebbe un rischio. Ho telefonato settimana scorsa al sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, per chiedere di organizzare un'assemblea pubblica per, mi riallaccio alle parole di Eleonora, giusto per mettere a conoscenza i nuovi rappresentanti, i nuovi consiglieri regionali di Regione Lombardia. Adesso abbiamo appreso due giorni fa che è stata nominata anche la Commissione Ambiente, tra l'altro prima erano presenti anche dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Casorezzo, visto che si era già interessato Massimo De Rosa quando era. Quindi, a nostro avviso, poi io ho fatto parte anche della lista civica metropolitana La Città dei Comuni, noi diamo la nostra disponibilità al portare interpellanze in città metropolitana. Pensiamo, questo lo posso dire come Verdi di Ossona nel territorio, che sia importante che la politica torni a fare il suo mestiere, ovvero quello di dire se sono dei parchi devono rimanere dei parchi. Visto che anche il lavoro che c'è stato alla fine della scorsa legislatura, ovvero mi riferisco alla riforma dei parchi, poi non era andata a buon fine, cioè non era terminata per il... Pensiamo che però dobbiamo metterci mano e fare una legge normativa regionale che tuteli realmente i nostri territori. Dove c'è un parco non ci può essere una discarica. Niente, vi ringrazio, comunque erano presenti anche altri consiglieri comunali di Busto Garolfo e grazie. Buongiorno a tutti, mi trovo tra Busto Garolfo di là, Casorezzo di là, il sito che era una cava e rischia di diventare una discarica, e adesso chiediamo alle tante persone che sono qua come mai hanno deciso di ritrovarsi qua al pomeriggio. Ricordiamo che c'è sempre qualcuno di solito che si mettono a giocare a carte all'interno. Un attimo che cambio. Buon pomeriggio Eleonora, come mai qua questo pomeriggio? Siamo venuti a fare una merenda tutti insieme. Perché ci è giunta notizia che stanno facendo un qualcosa all'interno. Ma noi passavamo di qui, abbiamo rinnovato un po' gli striscioni che col tempo si sbiadiscono, e facciamo quattro chiacchiere, ci mettiamo d'accordo sulle prossime iniziative, e se passasse qualcuno e ci chiedesse anche la nostra opinione saremmo pronti a darla. Ottimo, vado a salutare gli altri del presidio, grazie. Come vedete, buon pomeriggio, siamo in diretta. Come vedete il presidio in quest'angolo di campagna non vogliamo la discarica, e dato che lo viviamo è stato anche adibito, potete vedere, salutate, Ofla. Grazie. Poi qua altri presidianti per questo pomeriggio, e quelli che si vedono meno ma che sono sempre qua e sono i nostri angeli custodi, scusate l'interruzione, stanno giocando a carte, no, non vi sbircio la carta, siamo in diretta, salutate gli amici a casa. Ciao, loro si trovano qua sempre tutti i pomeriggi a giocare a carte, i presidianti, è anche un'occasione per ricordare che domenica 27 maggio 2018 passerà la bici pace. Grazie. Oplala. Andiamo a vedere gli striscioni che abbiamo rinnovato. Discarica uguale morte. Qua è lo stato attuale da settembre 2017. Quadramento, vedete Casorezzo, Busto Garolfo, questo è il sito della cava e noi siamo qua dove c'è il mio dito.